Il prossimo 11 maggio parte la prima delle domeniche ecologiche istituite sul territorio per vivere a piedi la città. Dalle 9.30 alle 13 infatti è disposto il divieto di circolazione veicolare e si presenta ricco di appuntamenti il calendario delle iniziative sul tema della mobilità sostenibile nei diversi quartieri. Il ritorno delle domeniche ecologiche lo guarderei come un fatto positivo e non come una restrizione. Vorrei che i napoletani lo vivessero come un'opportunità di vivere la città, viverla tutta, viverla a piedi, in bici, lasciando l'auto a casa. Dall'evento sul riciclo in piazza Plebiscito alle passeggiate in bicicletta sul lungomare, anche al Vomero la manifestazione itinerante Green Days, promossa dall'ANEA e dal Comune, vuole sensibilizzare i cittadini al rispetto per l'ambiente. In via Luca Giordano sarà possibile degustare prodotti agroalimentari nostrani, testare veicoli a basso impatto ambientale ed informarsi sulle buone pratiche antispreco e sul risparmio energetico. Poi ci sarà un servizio straordinario della Polizia Municipale, abbiamo blocchi in molti punti della città con oltre 100 uomini più la protezione civile, insomma, quindi sarà una prima prova che noi vogliamo ripetere. Probabilmente nei prossimi giorni ci saranno anche delle novità, perché noi vorremmo aumentare il numero di giorni in cui la città possa vivere senza smog, senza auto. Le altre domeniche ecologiche si terranno il 1 giugno, il 6 luglio e il 3 agosto, con gli eventi organizzati dalle associazioni e dai cittadini che hanno risposto all'avviso pubblico lanciato dall'assessorato all'ambiente.